Allora, vicepresidente della Regione, assessore alla cultura Barni, oggi abbiamo presentato una grande mostra sugli Etruschi, però che ha un significato che va oltre. Sentendo dalle sue parole, grande orgoglio per queste collaborazioni internazionali. È molto importante che occasioni come queste non vengano sprecate, nel senso che si costruiscono delle relazioni solide sia dal punto di vista scientifico sia poi dal punto di vista organizzativo e della valorizzazione con grandi e piccoli musei del mondo. La Toscana ha ancora molto da offrire, e anche in termini progettuali, non soltanto come meta turistica. La Toscana ha ancora molto da offrire, ci sono molte collaborazioni ancora da mettere in atto, speriamo di riuscirci. Grazie. Grazie a lei. Progetti di questo tipo naturalmente non si fanno da soli, il modello Cortona ancora una volta insegna, e qual è il segreto? Il segreto è collaborare insieme, il segreto è fare in modo che il Comune di Cortona, l'Accademia Etrusca, ma soprattutto il territorio tutto, a partire dagli istituti di credito fino alle risorse economiche del territorio, collaborino per la valorizzazione, per la promozione del territorio tutto. Del 2008 all'ultimo quello del prendo la parola in qualità di lucumone dell'Accademia Etrusca di Cortona per quello del 2014. Mostre che si sono tenute tutte nel Palazzo Casale a Cortona, sede appunto. Comunque pensate che in Italia, direi meglio in Etruria, si scrive fin dalla fine dell'ottavo secolo che vuole imparare e progredire. Ancora una volta, una manifestazione questa, voluta dall'Accademia Etrusca di Bologna. Linguista dell'Ermeneuta, di colui che cerca di capire che cosa è scritto nelle epigrafi. È chiaro che se l'oggetto ha avuto un le messe di questa mostra, dei contatti con il Louvre, che non come lingua non disgiunta, come diceva Caporeale poco fa, dalla cultura in generale, la raccolta di documenti, la raccolta di testi, la raccolta di opere. Molte di queste compaiono in una copia, la stampa dei tavoli di Gubbio, di cui l'Accademia è più grande e delle più interessanti della lingua etrusca.
oggi sappiamo bene che non è questo. Cortona non vengono dal Louvre o da altri musei, vengono da Cortona, vengono dalle Cortona. Il prossimo 19 di marzo ha una pretesa importante, che ci sono oltre 100 pezzi in mostra e c'è un metodo particolarmente, diciamo, che lavora con serietà, devo dire anche grazie all'apporto degli amici francesi, però noi siamo qui oggi a presentare il nazionale che c'è a Cortona, non, come dire, ripercorro volare, non solo non crea problemi, ma come dire, è la colonna fondamentale che lo portò a Zagabria, questa mummia, convinto di far vedere una mummia e poi quando la sfasciarono capirono col tempo.